E soprattutto ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Crisis Core Final Fantasy VII. È quasi finito, mi sa che... Non so, Aerith? no! I finally got through. Yeah. Via, Aerith si sta chiamando Zaccolo, volevo dire. Time Okay. Listen, paradox. now's not the best time. I'll call you later. No, you don't have to. Ecco che volevo sapere Come quando visit. tornerà Zack Sì, a Aerith. I promise. Ma perché nella lingua inglese di Final Fantasy, l'originale Final Fantasy VII, Aerith si chiama Aerith. Aerith, aspettami ancora un po'. Quindi Sephiroth è nella dimora Shinra. La residenza Shinra si trova vicino alle scale più avanti in passato. Vieni con me. Ho saputo che sarebbe arrivato Sephiroth, l'eroe. Così sono venuto qui con la mia macchina fotografica. Voglio fotografarlo mentre combatte contro un mostro. Voglio che sia una foto memorabile. Stai attento, è pericoloso. Cacchio. La dimora Shinra dove si trova? Di qua. Messaggio per te tu. Immagino che tu sia molto impegnativo con il tuo incarico. Mo sembra che tu ci voglia più tempo del previsto. Ho pensato di assicurarmi che Aerith stesse bene, ma i Turk la stavano già proteggendo. Non so per quale motivo, ma ad ogni modo ha detto che il suo carrello per i fiori ha perso una ruota. Ora è inutilizzabile. Mi sono offerto di riparare, ma ha rifiutato. Sta aspettando che tu torni ad aggiustarlo, quindi vedi di darti una mossa. Ma infatti, in carico a liberarmi sa. Oddio, basta con questi messaggi. Quando torni, se Annibella mi ha detto che ho da fare un'altra zona glaciale. A proposito, ho notato che stai leggendo Loveless a costa dei soldi. Quella era la preferita di Genesis, l'hai letta tutta. Scommetto che l'hai buttata in mare, dalla noia. Ma c'è una rappresentazione di Loveless a Midgard. Andiamo a vederla quando torni. Chissà se potresti persino trovare gli indizi che c'è. Sephiroth, non lo capisco proprio. In sogno ci sono tutti come lui. C'è qualche biondo? Ah, beh, è un solo sogno. È solo un sogno. Cioè, qualsiasi ragazza avrebbe. Vorrebbe avere un biondo di Soldier. Ok. Ha già predetto il prima classe Soldier Cloud, credo. Tifa, ha già previsto tutto, Tifa. Ok, la musica di Sephiroth è piuttosto inquietante. E dovevo andare? La sentenza Shinra non è messo questo. Pare che Sephiroth sia andato nella stanza che si trova a destra del primo piano. Oh, ancora sti messaggi. Lavorando con Sephiroth. Ciao di nuovo, Zacco. Ho saputo che ti hanno assegnato un incarico con Sephiroth. Ricordo che stavo cercando di contattarlo, così immagino che tu possa parlargli. Anche se dico che Sephiroth ti ha scelto espressamente con questi nomi. La prima classe di Sorge è più importante di spesso. Sephiroth, che non è il tipo che si occupa dei suoi sottoposti. Penso che sarai tu a guidarci. Stai diventando importante. Io ti seguirò fino alla fine, Zack. Ok. E andiamo alla residenza Shira. Madonna, che tue palle! Non dirlo a quasi dimenticato, non dirlo a nessuno che in solito ho chiesto del tizio prendo d'accordo. D'accordo. Vediamo, qua che c'è. Non è che di qua. Di qua dovevo andare.
Oddio. Qual è la cifra, mannaggia. Non pensavo che si... Conoscenza strepante, facce sgradite, dolci nipoti di parte. Dio. Non mi ricordo. Cioè, non mi ricordo che c'era la cifra della combinazione della cassaforte proprio come nell'originale nell'originale Final Fantasy 7. Mannaggia. Anzi, forse non lo sapevo nemmeno. Magari scrivetelo nei commenti, così se faccio tipo che ne so, una nuova partita plus su Crisis Core Final Fantasy 7 me ne ricorderò. Sì, ma dove è Sephiroth? È di qua forse. Tutta sotterranea. Oddio, mi sa Hajin. Ma what the fuck? Ma porca troia. Chiave della bara. Non mi dire che si tratta di... Vincent, perché non credo che Vincent appare in Crisis Core Final Fantasy 7. Oddio, ma appare Vincent. Oddio, questo non lo sapevo del fatto di Vincent, eh. Ci c'è qualcuno che è andato qui dentro. Forse è meglio lasciarlo in pace. Io pensavo che ci trovavo Vincent proprio come nel classico Final Fantasy. Oddio, quando pare serve un'altra chiave delle bare. Credo. Io credo di trovarci Vincent nella chiave della bara. Ok, un'altra chiave della bara, torniamo indietro. Ah, io credevo di trovarci Vincent, se non ricordo male. Oddio. Nell'originale Final Fantasy 7, però ci sono i Vincent e la parte. Porca puttana, non levatevi dalle palle. Ma perché i Sagini danno altre chiavi delle bare, poi? Oddio, qui ci sono altre bare. Critico a palanga. Io speriamo che non mi becco il copyright per via di sta musica. Comunque perché in parecchi gameplay
Final Fantasy 8 Remastered. Sono beccato parecchie reclami di copyright. Una forma di vita in uno stato di animazione sospeso, estratta da uno strato roccioso risalente a 2000 anni fa. Il professor Gus lo chiamò Genova. Data XXXX, confermato che Genova è un antico. Il progetto Genova è stato approvato. Uso del reattore Mako 1 autorizzato. Genova è il nome di mia madre. Progetto Genova. Possibile che sia solo una coincidenza? Questo Gassi, perché non me l'ha detto? Perché è morto? Vediamo Sefiro. Vorrei rimanere da solo. Ok. Dovremmo tornare indietro. Da quel giorno Sephiroth si rinchiuse nella residenza Shira. E consultò documenti su documenti, come se fosse in preda a un'ossessione. Le luci del sotterraneo erano sempre accese. È il settimo giorno. Oddio. E si è incendiato tutto, Nibelheim in fiamme. Non posso neanche tornare indietro e salvare. Oddio, quello è Cloud. Sephiroth. È stato Sephiroth a generare tutto. Sto venendo a prenderli. Come hai potuto? Sephiroth, come hai potuto? Ah, risparmio la noia. Diciamo che in teoria sarà proprio un combattimento epico. Zack, dove sei? Sephiroth ha messo a fuoco l'intero paese. Ti e suo padre lo hanno seguito, devi fermarli. Sephiroth è impazzito. Date andare al reattore Mako, se lo vedo, cacchio sto andando? Dai. Troia. Cade questa tandaga. E porca tu.
Se mossi a valanga. Ma che cacchio? Scusate. Scusate per la... per la sclerata. Ci uscivano. Ma porca. Cioè escono mostri a ripetizione, ma che cazzo. E due palle però. Sto cercando di velocizzare tutto ad arrivare fino al reattore mago, però si mostri qua continuano ad arrivare. Ma porca di quella. Cadevi tutti sto. Sto da andare. State proprio scassando tutti quanti la minchia. Ti pensavo che era uscito dalla lista delle missioni a stata giornata, per io. E pensavi? Ok, parte la battaglia. Ecco. Tifa, stai bene? È stato Sephiroth, non è così? Ti odio, odio la Scina, odio Soldier, dietro a tutti. Ok, Zack contro Sergio. Mother, let's take back the planet together. Let's go to the promised land, Mother. Sephiroth! Why did you kill the townspeople? Why did you hurt Tifa? Answer me, Sephiroth! Mother, they're here again. You should have ruled this planet. You were stronger, smarter. But then they came. Those inferior dullards. They came and took this planet away from you. But don't be sad, Mother. I am with you now. Last, Mother. Sephiroth, have you completely lost your mind? Sephiroth, I trusted you. Ok, battaglia epica contro Sephiroth. Yeah.
Attenti perché Sephiroth è molto forte. Tanto perché sti lag improvvisi. Cacchio! Tirano. Sta col. Il letto 107, pensavo di aver superato abbastanza missioni. Allora qua devo curarmi. Pensavo che dovevi essere la fase. Cacchio, di nuovo sotto paura. Cioè, che ha fatto i teletrasport alla roba? Ok, ce l'ho fatto. Chosen one. I have been chosen to rule this planet. Okay, round number two. Quello sguardo proprio malefico di sé. Se spingo fino al bot, gioco più. Vieni spingo fino al bot, quindi gioco più. Cacchio. Quello lì. Sei vero! Sei vero! Scusate. Ma come lì, Genaro, eh. Ok, 1499. Madò, speriamo di non beccare il copyright di questa canzone. Ok, si livella. Livello 38.
Toccare musica maestro. Senti un lacco un cazzo. Ma se vengo spingo il game over. Pendente a sorpresa porco. In ognuna della sotto Sephiroth viene ucciso dal suo stesso, dalla sua stessa morte. Oddio, l'ho ucciso con la stessa mossa di Sephiroth. Anche ho sconfitto. Ok. Pezzac sembrerebbe la fine, invece. Lo vedrete che succederà. Tanto la stessa scena che vediamo quasi verso la metà di gioco del classico Final Fantasy VII. Quasi 27 minuti di gameplay. Ma continua con Mother. Mother. Tanto sei fino a del distratto. Cloud uccise Sephiroth. Colui che ha sterminato tutti gli abitanti di Belheim. Tanto ecco perché Cloud è così ossessionato proprio da Sephiroth là. Tipo nel cosiddetto primo Final Fantasy VII, quello là della versione 1. Ok, Cloud ce l'ha fatta. Siamo verso 30 minuti di gameplay. Cloud, you did it. Dove è il professor Rocio?
Voglio utilizzare Cloud come soggetto per i test, Oshi, per solo Oshi. You call yourself soldier? Oddio. You tarnish the soldier name. Engineer. Engineer! Wait! Those wings. I want them too. Ok, quindi siamo ufficialmente dei traditori. Abbiamo tradito i soldier, credo. Cloud. Aspetta qui un attimo, vado a liberare il passaggio. Via Sacin. Qua non credo che sia. Dove c'è? Era di qua che dovevo andare, credevo. Bene, ora è sicuro. Aspetta qui un attimo, vado a liberare il passaggio. Ma per qua ci sono i mostri. Prima non c'era. Ok, posto.
Oddio, questo non vedo se non c'è sul campo o c'è sul campo. Ok, quindi... siamo ufficialmente dei traditori dei soldier. Cioè, traditori della scena. Ok, dai. Chiedo. Ok, termina qui anche questo episodio di... questo episodio proprio parecchio lungo. Di Crisis Core Final Fantasy 7. E credo che fra un paio di episodi ci stiamo avvicinando al finale. Termina qui anche questo episodio di Crisis Core Final Fantasy 7. Da posto, dopo questo è tutto e ci becchiamo alla prossima.